Oggi ci aiuta lui a fare le riprese, un operatore improvvisato ma bravo. Come si chiama? Simone Beveteris. Allora, buongiorno, oggi siamo a Gravina con questo splendido panorama sulla nostra Gravina. Siamo alla presenza dell'assessore. Assessore? L'assessore all'ambiente. Bene, assessore, cosa sta succedendo oggi su questo splendido panorama? Credo che oggi sta succedendo, in pratica, è l'inizio di quel che deve succedere, perché per questa amministrazione l'ambiente è un punto fondamentale e non si sfugge. Quindi non è un episodio, che finisce tra mezz'ora, arrivederci e grazie, tra qualche mese. No, ci siamo proposti insieme alla Commissione Ambiente di fare un calendario, di trasmettere questo calendario nelle scuole e far capire se l'ambiente è una cosa che interessa questa amministrazione. E come il sociale, anche l'ambiente è un punto fondamentale. Quindi metteremo in cammino una serie di cose, perché questa cosa non finisce oggi qua, a questa sporadica giornata, ma è l'inizio, perché metteremo a quindi avete programmato anche una serie di interventi nelle scuole per insegnare. A giorni, insieme alla Commissione, faremo un calendario, faremo degli incontri con le scuole, le scuole superiori, e insieme con i dirigenti avere anche, se possibile, un rapporto mensile per spiegare che cos'è l'ambiente, per far rivivere la parola ambiente, la parola pulizia, la parola, questo è il punto. L'ambiente è la nostra casa. Noi non sporcheremo mai la nostra casa, quindi perché dobbiamo sporcare il nostro ambiente? È giusto, se far capire quelle persone che utilizzano certi ambienti per sfogarsi, per buttare la bottiglia. Bisogna educare. E noi metteremo al centro anche l'educazione ambientale, perché è importante, soprattutto per questa città che ha una prospettiva sul turismo, una prospettiva e accoglie le persone con un ambiente pulito. Benissimo. È il nostro obiettivo. Benissimo. E noi ci giocheremo anche questa partita. Vice sindaco. Come potete vedere, l'amministrazione gravinese è un'amministrazione giovane, fatta da giovani, con idee veramente giovani, non per continuare a dire la parola giovane, ma sono veramente... Vincenzo compreso, perché è giovane dentro ed è energico, esatto. Quindi qui abbiamo il vice sindaco Filippo Ferrante, piacere. Poi consigliere benissimo, la consigliera Maria Enza è assessore appena scappata via. Va bene. Cittadino sostenitore di questa amministrazione, è un cittadino benissimo, un cittadino sostenitore, che si chiama? Convento, Vito Mastro Giacomo fu Maria Carmela. Benissimo. Grazie. Allora, ragazzi, l'assessore ha già detto tutto. Voi avete qualcosa da aggiungere? L'unica cosa che possiamo aggiungere è un ringraziamento a chi ha partecipato a questa raccolta, perché come ben sapete, da soli come amministrazione non potremmo essere in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quindi la cittadinanza attiva credo che sia un elemento fondamentale per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi quello che chiediamo da oggi, come ha detto Vincenzo, questo non è un appuntamento fine a se stesso, ma sarà un appuntamento ripetuto nelle prossime settimane, che punta appunto a fare pulizie di purtroppo di questi rifiuti che vengono abbandonati nel nostro territorio, si concentrino solo ed esclusivamente sulle nostre bellezze paesaggistiche, artistiche, architettoniche, storiche, e appunto non vengano distratti purtroppo a volte dalla cattiveria e dal buon gusto della gente che si diverte ad abbandonare i rifiuti in giro. Non so, Carlo, posso aggiungere, oltre alla pulizia fine in se stessa, poi perché diventa un evento, voglio dire, singolo, il messaggio che si deve trasmettere è quello dell'educazione al non sporcare, l'educazione anche all'attivarsi. Io penso che
un ruolo importante in questo possono averlo le consulte. Noi a Gravina abbiamo diverse consulte, anche quella ambientale può essere uno strumento di inclusione e partecipazione più ampio. Poi oggi abbiamo, per motivi di privacy non sono stati ripresi, però anche dei bambini, quindi trasmettere il messaggio già da piccoli credo che poi, voglio dire, a lungo andare possa portare sicuramente azioni positive per il territorio, che, voglio dire, prescindono dall'iniziativa singola come questa mattina. Quello che vuole dire, lo riassumo in poco tempo: pulire bene, però cerchiamo di evitare di sporcare. Questa è la cosa importante. Esatto. E come potete vedere, se la sono meritata, guardate come sono sul, cioè io sono sudato solo a guardare loro, ragazzi. E poi anche perché è un'occasione anche per fare attività fisica. È una bellissima giornata. Attività fisica, almeno nel mio caso, ci vuole. Così il pranzo della domenica lo possiamo giustificare dicendo che le calorie le abbiamo perse la mattina. Benissimo, grazie per la vostra disposizione, grazie per tutto quello che state facendo. Però noi vorremmo, io sono l'altra assessore, però noi vorremmo che tutti quanti collaborassero, cominciando da lui. Quindi la prossima volta... senza borsa, aspetta, d'accordo? Io vengo, però ci vuole un tema delicato. Ciao! Grazie a tutti, anche la sostanza.